Benvenuti a tutti a questo nostro primo appuntamento di questa pillola di storia architettura. Ci troviamo nel complesso abbaziale di San Benedetto in Polirone, un complesso estremamente stratificato che consente di leggere la storia guardando la superficie delle pareti. Ci troviamo in quello che è uno dei nuclei più antichi, vale a dire si tratta di un luogo che affonda le sue radici già nel VI-VII secolo d.C., naturalmente ancora prima forse dell'arrivo dei monaci benedettini, ma già nel X secolo abbiamo notizia di una chiesa del lavo di Matilde di Canossa, alla quale poi l'abbazia stessa si lega in maniera indelebile. Le antiche testimonianze di questo passato romanico le troviamo nei pavimenti, ad esempio a mosaico della chiesa di Santa Maria o Santa Maria dell'Infermeria, con le virtù cardinali rappresentate, quindi una citazione dell'antico, ma in un periodo che ormai dall'antico era lontano. Le troviamo anche nella prima cappella a sinistra, dove parte del pavimento della chiesa romanica è stato trasposto da Giulio Romano in occasione dei restauri di questo edificio. In effetti l'edificio subisce una serie di trasformazioni. L'originario impianto della chiesa principale, che si affianca a quella più piccola di Santa Maria, viene attribuito a Bonifacio di Canossa, padre di Matilde, ma la notizia non è certa. Doveva trattarsi di una lunga chiesa a tre navate, dobbiamo immaginarcela con arcate che distinguono e scandiscono il ritmo della navata, rette da colonne in pietra rossa con capitelli cubici scantonati. Questa prima basilica conosce un rinnovamento in epoca in cui l'abbazia si lega a quella di Cluny in Francia, ed esattamente a Cluny III, quindi parliamo degli anni che vanno dalla fine dell'undicesimo all'inizio del dodicesimo. In questo momento subisce una trasformazione che è quella della costruzione del transetto, con absidi parallele per la porzione rivolta a sud, e la costruzione soprattutto del grande deambulatorio a cappelle radiali, vale a dire lo chevet, come si chiama tecnicamente, mutuato proprio dalla chiesa di Cluny III. Questo assetto viene mantenuto sostanzialmente fino al XV secolo, quando la chiesa passa sotto la congregazione riformata di Santa Giustina da Padova, e quindi si avvia una riforma generale della struttura che vede inserire all'interno delle due navate laterali, per la porzione dell'aula riservata ai laici che anticipava quella nel vero e proprio coro monastico, l'inserimento, dicevo, di 8 cappelle, 4 per lato. La copertura a capriate lignee viene sostituita da ben 4 volte a crociera impostate su archi acuti, e sulla porzione presbiteriale viene eretto un tiburio ottagonale appoggiato su trombe coniche. In quel momento, vale a dire nel 1448-49, quando i lavori terminano, la chiesa quindi è dotata di ben 13 altari secondari rispetto agli 7 iniziali dell'assetto romanico con deambulatorio. La storia dell'abbazia però si lega a quella che è la generosità anche di alcuni privati, come Lucrezia Pico della Mirandola oppure Cesare Arzago di Milano, che nel 1500 e 1509 lasciano una somma sostanziosa di denaro per trasformare integralmente questa chiesa. Ed è Gregorio Cortese abate che chiama nel 1538-39 Giulio Romano per avviare una ricomposizione generale e riconfigurazione generale dell'edificio. Giulio Romano conserva le strutture murarie dell'edificio preesistente, ma imbelletta, per così dire, se vogliamo utilizzare un termine un po' desueto, imbelletta quelle che sono le superfici e modifica parte delle strutture. Elimina quelle che sono le colonne della grande navata principale, le sostituisce con delle sterliane all'antica per diciamo ritmare secondo i canoni del Rinascimento questo nuovo spazio, allunga la chiesa di una campata verso occidente, una campata che viene riservata ai laici, la copre anch'essa con una volta a crociera, ma incrosta tutte le crociere con quelli che sono intonaci dipinti e stucchi che rimandano naturalmente all'antico. Demolisce le 8 cappelle nelle navate laterali e realizza 10 nuove cappelle
con dimensioni differenti per adattarsi a quelle che sono le preesistenze. Interviene anche sulla porzione del coro, interviene sulla porzione naturalmente del deambulatorio e riveste quelle che sono le superfici, ingloba le colonne residue e utilizza le sculture di quello che è uno dei più importanti scultori del tempo, il modenese Antonio Begarelli, per ornare le nicchie all'antica che si dispongono alternate alle serliane lungo le pareti. Modifica naturalmente anche la facciata, ricicla parte delle cornici dell'oculo quattrocentesco, della chiesa quattrocentesca, e realizza un vestibolo all'antica ritmato con una travata ritmica e con frontoni triangolari o diciamo mezzi frontoni anche, che sono andati perduti nelle trasformazioni successive, ma che noi possiamo leggere per la parte bassa insieme alle travate ritmiche del fianco. Se fossimo stati in questo luogo, vale a dire di fronte al castello di San Giorgio, il 16 novembre 1531, avremmo potuto assistere all'ingresso trionfale della coppia di sposi novelli Federico II Gonzaga e Margherita Paleologo. Giungevano da Casale Monferrato, giungevano attraverso un viaggio percorso sul Po e sul Mincio a bordo del Bucentoro Ducale. Bucentoro che venne fatto approdare poco distante da qui, vale a dire accanto al ponte di San Giorgio, in una darsena coperta opportunamente costruita da Giulio Romano. Il ponte all'epoca era addobbato con festoni di fiori e frutta, con dei pani azzurrini che simulavano il cielo e le grandi finestre del ponte coperto consentivano di guardare i laghi da una parte e dall'altra. Buona parte del ponte era occupata dalle carrette, dai carri, con gli ospiti di rango che dovevano seguire quello principale degli sposi. Il carro nuziale passò qui per entrare a Palazzo Ducale, vale a dire sotto la rocchetta di San Nicolò, attraversando quello che era il ponte levatoio dell'antica rocchetta, rocchetta medievale connessa al castello di San Giorgio, oggi inglobata all'interno delle fabbriche di Corte Nuova. Di fronte al castello sicuramente non passò inosservata la palazzina della Paleologa, appena eretta per volontà di Federico in onore della consorte. Essa costituiva l'appartamento progettato da Giulio Romano proprio per Margherita Paleologo, un appartamento moderno dotato di camere raccolte, di un'anticamera e anche di una cappella, nonché di una sala affacciata sul giardino pensile. Un giardino pensile che stava proprio qui dove sono io oggi. Era stata appena compiuta, i suoi intonaci erano ancora freschi, sotto la direzione di Giulio e naturalmente con la collaborazione dei suoi allievi. Era collegata al castello di San Giorgio, esattamente a quelli che erano stati un tempo, almeno sino al 1519, i camerini di Isabella, attraverso un passaggio a cavaliere. Un passaggio a cavaliere che consentiva naturalmente di dialogare con il castello nel quale alloggiava Federico II. Ma ben presto Federico comprese che quel castello, che era stato la residenza del padre Francesco e della madre Isabella, non poteva essere all'altezza della situazione e decise di affidare a Giulio Romano un secondo progetto, quello per l'appartamento cosiddetto di Troia. E Giulio Romano partì proprio dal fossato della rocchetta del San Nicolò per fondare un grande pilone che doveva sostenere la volta, che serviva da piattaforma per un secondo giardino pensile, detto appunto oggi dei cani, o per meglio dire cortile dei cani, inglobato com'è all'interno delle fabbriche di Corte Nuova, ma all'epoca esso si affacciava direttamente sui laghi e dialogava visivamente con il giardino pensile di Margherita. L'appartamento di Troia è concepito secondo criteri molto moderni, con delle camere di rappresentanza non troppo grandi per essere confortevoli in tutte le stagioni, vale a dire la camera dei cavalli, decorata con i cavalli tanto cari a Federico come i cavalli che oggi ritroviamo nell'omonima sala di Palazzo T, con un dipinto su disegno sempre di Giulio raffigurante la caduta di Icaro per ricordare al principe di non essere troppo ambizioso nelle sue velleità politiche, con una camera delle teste, con la raffigurazione di capitani di venture e di principi che naturalmente dovevano ispirare attività politica e militare di Federico, e infine la grande sala di Troia, affrescata con il mito troiano, il mito omerico, per legare all'antichità classica il potere del duca di Mantova.
Le camere più riservate erano rivolte al giardino pensile e sovrastate dai mezzanini, i mezzanini che contenevano il guardaroba del duca e naturalmente contenevano gli alloggi della servitù. Al di sotto le cucine. Una loggia a triforio, vale a dire costituita da tre grandi arcate, consentiva di guardare su il secondo giardino, il giardino grande che si trovava a sud dell'appartamento, mentre un terzo giardino si trovava a occidente, era il giardino da basso, raggiungibile attraverso due scale a lumaca che sono andate perdute, come perduto è il giardino stesso che è stato soppiantato, sostituito negli anni 60 del Cinquecento dalla Basilica Palatina di Santa Barbara. Oggi di quel grande progetto noi vediamo l'assetto assunto nel 1540 con la costruzione della Palazzina della Rustica che Federico II volle come un casino belvedere collegato all'appartamento di Troia ma al tempo stesso lontano sufficientemente per garantire la sua riservatezza. Ebbene, anche questo progetto è un progetto di Giulio che concepì nel 1539 due collegamenti, uno di scoperto, vale a dire aperto, affacciato sul giardino e affacciato sul lago, l'altro invece coperto verso la corte. Questo coperto diventerà nel tempo la grande galleria della mostra e il giardino diventerà quello che oggi noi conosciamo come cortile della mostra. L'apparato decorativo fatto di bugne rustiche e di semicolonne torte, ideato da Giulio per la Palazzina della Rustica, verrà esteso nel tempo perché il progetto non verrà eseguito immediatamente a causa della morte di Federico II nel 1540, dicevo verrà realizzato nel tempo da Giovan Battista Bertani, l'allievo prediletto, o perlomeno l'allievo più promettente, di Giulio a Mantova. Stando a quanto scritto da Giorgio Vasari nelle sue vite, quando nell'ottobre del 1524 Giulio Romano giunse a Mantova, il marchese Federico II Gonzaga lo condusse quasi subito in quello che era una delle residenze gonzaghesche del tempo, vale a dire la Villa del Tè, distante, come si diceva allora, un tiro di balestra dalle mura. Si trattava di una villa costituita già all'epoca di alcuni corpi di fabbrica, per l'esattezza il corpo nord, che si trova alle mie spalle, ed il corpo sud, quindi due corpi fra loro paralleli. Probabilmente esistevano delle altre fabbriche, peraltro ristrutturate poco tempo prima o decorate poco tempo prima per volontà di Francesco II Gonzaga, padre appunto di Federico. Ma quel modello di residenza di campagna, di corte, che ancora rispondeva a dei criteri tardo quattrocenteschi, non era più aggiornata al gusto del futuro duca di Mantova. Egli infatti era stato a Roma, aveva visto Villa Farnesina, aveva visto il Casino del Belvedere in Vaticano, aveva visto quelli che erano i principali esempi di nuova villa concepita secondo i criteri dell'antico e voleva qualcosa di altrettanto innovativo qui. Giulio, per altro verso, era stato a Roma, naturalmente si era formato nella bottega di Raffaello, aveva già operato con Raffaello ad un grande progetto di villa che sarà in qualche modo il riferimento anche per il tè, vale a dire Villa Madama, una villa concepita attorno a un grande cortile a Roma circolare e suddivisa in appartamenti tutto attorno. E qui ci troviamo all'interno del grande cortile del tè che costituisce, secondo appunto la trattatistica del tempo e soprattutto secondo Alberti, la parte principale dell'edificio. La parte principale dell'edificio con le sue logge, e qui al tè ne abbiamo due, la loggia delle Muse e la loggia di Psiche, e dei vestiboli e passaggi, altri due, che consentono sugli assi di distribuire gli spazi di questa villa. Il cortile rappresenta quindi l'atrio, l'antico atrio romano, l'antico cuore pulsante della Domus Romana attorno al quale si sviluppano gli appartamenti. Per l'esattezza quelli del tè sono quattro, sono tre appartamenti domenicali, vale a dire tre appartamenti dedicati alla vita di corte, quindi al principe e alla sua consorte, il quarto appartamento invece, quello con l'esposizione più sfavorevole, vale a dire quello rivolto a sud-ovest, l'appartamento della servitù. Al
alti, si accede attraverso un vestibolo tetrastilo, vale a dire dominato dalle quattro colonne non finite che Giulio Romano concepisce per questo spazio, in ricordo dell'atrio tetrastilo romano e con quel gusto rustico che domina poi tutta la villa. Rustico perché si tratta di una villa di campagna, la cui rusticità, vale a dire il carattere non finito dei paramenti, vedete queste grandi bugne, queste bozze che naturalmente non sono levigate come dovrebbero essere, ben s'accordano con il contesto rurale in cui ci troviamo. Una mistura, per dirla con le parole del tempo, fra opera rustica e opera finita, cioè opera d'artificio. Grandi ordini architettonici che dominano appunto tutto il cortile e fanno di questa villa una sorta di riedizione di una villa antica. Si accedeva agli appartamenti appunto attraverso le logge. Alle mie spalle la loggia delle Muse, che consente appunto di entrare a sinistra nell'appartamento più riservato, più contenuto, forse destinato alla moglie di Federico Gonzaga, in cui abbiamo la prima saletta dedicata al carro del sole e al carro della luna, che si inseguono in questa sorta di rincorsa fra maschio e femmina, quindi un tema amoroso, per poi entrare nella camera delle imprese, con le imprese che cantano le virtù principali della famiglia Gonzaga, e la camera di Ovidio con i suoi temi amorosi e allusivi. A destra invece il grande appartamento maschile con la grande sala d'anticamera, la sala dei cavalli, con il tema appunto dei cavalli tanto amati da Federico II Gonzaga. Poi la camera di amore psiche, quella in cui nel 1530 il nostro duca desinò insieme all'imperatore Carlo V. E poi le due camere più riservate, quella dei venti e quella delle aquile, che probabilmente costituivano i luoghi più intimi della vita del proprietario di casa. La seconda loggia, la loggia di Davide, conduce a quello che è l'appartamento politico, forse anche l'appartamento invernale, perché gode dell'esposizione solare più favorevole, quello cioè detto dei giganti. Due salette introducono all'ambiente, che non dispone di una grande sala, probabilmente anche per ragioni di comfort durante la stagione fredda, una grande camera appunto decorata da cima a fondo e cantata da Vasari come una delle camere appunto più magnifiche del palazzo, con la caduta dei giganti che stanno ad alludere alla potenza di Federico, alla potenza dell'imperatore, qual era la sorte di chi sfidava la forza dell'impero e dei suoi vassalli. Ci troviamo a Sabbioneta, nella città fondata da Vespasiano Gonzaga ed eretta nella seconda metà del Cinquecento. La nostra sinistra la Piazza d'Armi, con il Palazzo del Giardino e la Galleria degli Antichi. A destra il Palazzo Ducale. Qui, alle mie spalle, incastonato lungo il decumano che collega Porta Vittoria a Porta Imperiale, troviamo il Teatro di Sabbioneta. Il teatro è eretto a partire dal 1588 per volontà di Vespasiano, con progetto di Vincenzo Scamozzi, architetto vicentino che realizzò in quel momento anche le scene del Teatro Olimpico di Vicenza. Il Teatro di Sabbioneta rappresenta una delle rare sopravvivenze di teatro rinascimentale, eretto qualche decennio dopo il Teatro di Corte Gonzaghesco a Mantova, su progetto di Giovan Battista Bertani, e appunto pressoché in contemporanea con il Teatro Olimpico di Vicenza, su progetto originario di Palladio e completamento dello stesso Scamozzi. La facciata la vedete a questi caratteri romani, che sono dichiarati anche nell'iscrizione che compare nella cornice marcapiano. Roma quanta fui, ipsa ruina docet. Questa è una citazione tratta dal quinto libro di Sebastiano Serlio, dato alle stampe nel 1551, che rappresenta in qualche modo una dichiarazione di intenti dello stesso Scamozzi, appunto, nella edificazione del teatro che adesso andremo a vedere. Vincenzo Scamozzi realizzò per Vespasiano uno schizzo di progetto datato 10 maggio 1588. In quello schizzo diede la prima idea di questo teatro, un teatro che possiamo vedere in questo modello ricostruttivo. Il teatro era dotato di tre ingressi,
uno occidentale per il pubblico, uno orientale per i comici e per i musici ed uno in mezzo al fianco dedicato probabilmente al principe stesso. Il teatro era una sintesi fra quelle che erano le riflessioni sul teatro antico, vale a dire il teatro vitruviano, il teatro romano, e quelle che invece erano le nuove istanze, ossia le nuove tendenze scenografiche dettate proprio da quel Sebastiano Serlio di cui Scamozzi in qualche modo è un seguace che però punta a un perfezionamento di quelle scene prospettiche che possiamo vedere nel modello, vale a dire realizzate su piani inclinati con edifici costruiti in legname e tela, stucco e cartapesta che vanno decrescendo secondo appunto i principi della prospettiva. Ci troviamo nell'orchestra che nel teatro greco-romano costituiva lo spazio destinato ai balletti e destinato ai sedili degli spettatori di rango. Questo nel recupero archeologico che venne fatto nel Rinascimento anche da Serlio del teatro antico era appunto lo spazio che come all'Olimpico ospitava le personalità più importanti grazie al fatto che esse erano più vicine al palcoscenico e all'azione scenica. La cavea che Scamozzi disegna con questo inedito profilo semicircolare ma con due curve all'estremità per aumentare la capienza seguiva uno schema gerarchico, vale a dire con spettatori di rango inferiore salendo. La parte alta, quella della summa cavea con il loggiato colonnato, era in realtà nel teatro antico una sorta di deambulatorio di servizio e di strumento utile a non far uscire il suono dal catino del teatro. Scamozzi fa un'operazione completamente diversa, sovverte quindi la gerarchia degli spettatori, non disponendo più nell'orchestra quello che è l'occhio principale che deve vedere, ma disponendolo proprio nel loggiato, laddove nel teatro greco-romano stavano le persone di infimo rango. Superato l'odeo maschile, le scale e l'odeo femminile, gli odei erano riservati alla declamazione e alla musica, si giunge finalmente nella loggia. Qui, dominato dalle divinità dell'Olimpo, dai quattro grandi busti rappresentanti Cibele, Alessandro Magno, Traiano ed Augusto, e vegliato dagli imperatori romani dipinti ad affresco sulle pareti, stava Vespasiano. Il duca è posto da Vincenzo Scamozzi all'altezza dell'orizzonte, l'occhio del principe all'altezza del punto di fuga della prospettiva. Un'operazione che non è riuscita a Scamozzi al Teatro Olimpico di Vicenza, dove realizzando le sette prospettive urbane, le sette strade di Tebe al di là della scena fronte voluta da Andrea Palladio, l'orizzonte cade più alto dell'occhio dello spettatore di rango, vale a dire quello che sta nell'orchestra. Qui invece Scamozzi riesce a porre l'osservatore principale nel punto predestinato per una corretta visione prospettica. Analogamente a Vicenza prolunga comunque l'idea iniziale della scena. A Vicenza aggiungendo una grande abside al corpo del teatro, qui invece interrompendo la parete di fondo della scena, abbattendone quindi una parte, creando una sorta di scarsella, di ricetto prospettico in cui prolungare la strada cittadina ridotta appunto in prospettiva. Secondo la testimonianza dell'architetto Tommaso Temanza, che operò nel XVIII secolo ed ebbe modo di leggere e trascrivere parte degli scritti originali di Vincenzo Scamozzi, non doveva esserci un'unica grande strada, ma tre strade, una principale e una di qua e una di là, come definisce lo stesso Temanza, immerse in un contesto urbano, fatto dalla bottega del Cerusico, fatta da paesaggi con rovine e campanili sullo sfondo della scarsella prospettica. A Temanza dice di più che queste tre strade partivano da una grande piazza, similmente a quanto accadeva e accade ancora oggi all'Olimpico di Vicenza, una grande piazza che poteva essere definita da una scena fronte, il cui aspetto forse possiamo desumere da quanto vediamo affrescato sulle pareti ai fianchi dell'orchestra. Grandi archi trionfali con una ianua regia, cioè una grande arcata principale e due aperture minori, ma tutte inquadranti delle prospettive. Il bosco che vedete alle mie spalle altro non è che il bosco del cosiddetto Mons Virgili, vale a dire l'altura sulla quale si credeva esistesse la casa natale di Virgilio. Su questa altura Napoleone schierò parte delle batterie che servirono ad assediare la città di Mantova nel 1796-97. Fu allora che comprese l'importanza strategica di questo luogo e che decise di costruire qui, a partire dal 1802, il grande forte di Pietole.
300.000 metri quadrati, 30 ettari di superficie, destinate alla maggior fortificazione posta a difesa della città. Da qui doveva essere comandata la grande inondazione, vale a dire attraverso la cosiddetta chiavica appunto del forte, doveva essere controllata e regimata l'acqua che proveniva dal lago superiore attraverso una chiavica apposita e che avrebbe allagato, una volta chiusa quella valle, tutta l'ampia estensione delle basse terre di Paiolo e del Miglioretto. Per collegare questo forte alla città fece realizzare a partire dal 1802 anche il grande terrapieno, la grande diga appunto di Pietole, fregiata da un doppio filare di alberi. Il progetto del forte fu affidato all'ingegnere militare François de Chasseloup-Laubat, il quale ideò un sistema a quattro baluardi secondo i piani Vauban, quella che era la scuola fortificatoria francese. Quattro baluardi divisi da cortine, cioè da tratti di muri rettilinei, baluardi poligonali come il baluardo 4, che è fondato praticamente nel lago e che è l'unico dei baluardi ad essere stato costruito con le casamatte sormontate da lunette per la fuoriuscita dei fumi in epoca francese. I baluardi contenevano infatti nei fianchi i cannoni, la maggior parte dei quali furono installati e impiantati in batteria dagli austriaci negli anni 30 e 40 dell'Ottocento. Il baluardo 4, che si spingeva appunto nel lago, serviva a difendere l'accesso meridionale della città dal Mincio e difendere la diga Masetti, che venne costruita in quegli stessi anni per sostenere le acque del lago stesso. Quella che vedete laggiù è la chiavica detta delle cinque bocche, è la seconda chiavica che regolava il fossato umido del forte, quel fossato che bagnava e difendeva i baluardi e le cortine. La chiavica monte serviva a far entrare l'acqua nel fossato, questa a sostenerla prima della sua uscita nel lago inferiore. Era detta chiavica delle cinque bocche, venne costruita con un lavoro diuturno, vale a dire giorno e notte. Le cronache del 1805 riportano che questo cantiere era illuminato da fiaccole, si sentivano i rumori delle macchine idrauliche a ruota che servivano a mantenere il cantiere asciutto. Cinque erano le bocche che consentivano l'uscita dell'acqua, oggi solo una, dopo gli interventi di risistemazione degli anni 20 del Novecento. La chiavica conteneva una galleria che consentiva di connettere le difese appunto della corona principale del forte con le difese esterne. Il fossato umido era diviso attraverso delle traverse in terra dal fossato asciutto. A difesa del fossato asciutto vi erano strutture come questa, quattro ridotti circolari che servivano a difendere le punte della corona, mentre altri quattro servivano a difendere le porzioni concave. Oggi è tutto sommerso dalla vegetazione, un tempo qui era un campo aperto, un lungo spalto libero per 1000 metri in maniera tale da consentire al tiro della fucileria e dei cannoni di fare piazza pulita attorno al forte. Queste difese esterne erano presidiate da truppe e vedete le feritoie su due livelli per consentire il tiro verso il basso e il tiro ad altezza uomo e erano collegate tutte attraverso una galleria, detta galleria di controscarpa, che passava al di sotto della strada coperta dalla quale era possibile sparare verso il fossato secco nel caso in cui il nemico fosse riuscito a penetrare in quest'ultimo. Il nemico che fosse riuscito a superare lo spalto, a scalare il parapetto, a superare la strada coperta, il fossato asciutto, non prendendo i colpi della galleria di controscarpa, superare le difese esterne, si sarebbe trovato di fronte qui ai ponti levatoi, a uno dei tre ponti levatoi che consentivano l'accesso al forte. Un ponte di legno su un battiponte in muratura e pietra, difeso da una porta che vedete qua alle mie spalle, con le pulegge per il sollevamento del ponte e le batterie di cannoni di fucileria che presidiavano a mitraglia l'ingresso. Le casamatte austriache, come vedete, sono realizzate con questa struttura laterizia con grandi volte a botte, impermeabilizzate nella parte superiore con un sistema drenante per la raccolta delle acque. Si tratta di tre gallerie per tre diversi pezzi d'artiglieria che venivano vincolati attraverso a dei ganci per poter frenare il rinculo che era attutito anche dalla discesa che vedete porta al pezzo. Le feritoie presentavano appunto la feritoia centrale, ora sbarrata da un'inferriata che al tempo non esisteva, con le due feritoie del puntamento del tiro di fucileria e gli sfoghi per i fumi che dovevano altrimenti impregnare l'aria e rendere la vita impossibile agli artiglieri.
L'aumento progressivo dei pezzi di artiglieria fece aumentare anche il numero delle piccole polveriere ricavate all'interno dei terrapieni, coperte come tutte le strutture da volte e da un manto di terra antibomba. Ci troviamo alla chiavica della Travata, l'edificio idraulico che venne costruito probabilmente nel primo quarto del 600 come nuovo sbocco del canale Gherardo in Mincio. Su questo manufatto il Consorzio Territorio Sud di Mantova, istituito nel 1920, concentrò le proprie attenzioni sulla base di un progetto steso dagli ingegneri Camillo Colorni e Davide Alessandrini. I due ingegneri prevedevano infatti di realizzare tre impianti di sollevamento esattamente nelle chiaviche gonzaghesche, nella chiavica di Spranco, poi Bissi Fossegone, nella chiavica di Travata, appunto, e nella chiavica dell'organo. Questo progetto fu modificato nel 1920, appunto, dall'allora direttore tecnico Giacomo Pedrelli, quale decise di ridurre gli impianti ad uno solo, quello di Travata, eliminando gli altri due, e spostandone uno, in realtà, al forte di Pietole per le acque di Paiolo Basso. E utilizzando invece la chiavica napoleonica delle cinque bocche al forte stesso come scarico parziale delle acque alte del serraglio. Nonostante le polemiche nate all'interno del consorzio, la crisi consorziale, l'avvento appunto alla direzione dell'ingegner Carlo Arrivabene che non approvava in tutto e per tutto questa soluzione, il progetto di Giacomo Pedrelli fu condotto a termine dall'ingegnere Pietro Ploner, uscito dal Politecnico nel 1911 ed allievo dell'ingegnere Luigi Villoresi. La modernità dell'impianto sottoposto oggi al Consorzio Territorio del Mincio sta nel fatto di non essere più un impianto a vapore, di non essere più solamente un impianto diesel, ma di disporre di motori diesel all'interno di una centrale termica con cabine di trasformazione in quell'alta torre, in grado di fornire elettricità ad uso interno ed esterno all'impianto stesso. Ci troviamo all'interno della sala turbine, vale a dire il cuore pulsante di tutto l'impianto. L'edificio è stato costruito su 3.800 tronchi di larice della lunghezza di 10 metri per costruire una piattaforma che poi è stata rinforzata e costruita naturalmente con calcestruzzo e cemento armato da ditte provenienti da Milano oltre che da Mantova. A monte la grande diga cieca, almeno parzialmente, che difende lo stabilimento dalle acque del Mandracchio, il bacino d'espansione che precede la chiavica verso il Mincio. All'interno le cinque turbine ad asse orizzontale della ditta Riva di Milano, acquistate nel 1928 e animate da motori elettrici. Motori elettrici i cui comandi provengono dal quadro elettrico della Compagnia Generale dell'Elettricità di Milano, che ancora oggi è pienamente funzionante. Ci troviamo all'interno della centrale termica, dove sono i cinque grandi motori diesel da 1200 cavalli e da 300 cavalli. Erano questi che sviluppavano l'energia elettrica in grado di alimentare naturalmente le turbine dell'impianto di sollevamento e di alimentare anche quelli che erano gli altri impianti che furono costruiti nel 1929, vale a dire quello di Valsecchi, quello di Pietole e quello di Arlotto, in grado di sollevare rispettivamente le acque della fossa magistrale, del Paiolo Basso e del Rio. I motori diesel erano raffreddati ad acqua attraverso delle cisterne che stanno ai piani superiori ed erano avviati attraverso un sistema ad aria compressa che serviva a muovere i potenti pistoni e l'albero motore. L'ispezione ai motori avveniva entrando direttamente nel motore attraverso degli sportelli oppure addirittura salendo per controllare ed oliare le valvole del motore stesso. Il carro ponte delle officine Savigliano, come nell'impianto idrovoro, serviva a movimentare i pesi nel caso di manutenzione. Tutti gli edifici sono decorati con intonaci graffiti e ferri battuti realizzati dall'artista Jubel Mantovani di Governo. L'impianto venne solennemente inaugurato il 28 ottobre del 1929 e alla fine dei lavori di finitura nel 1930 il consorzio aveva speso 60 milioni di lire per realizzare 65 km di canale, 1 milione di metri cubi di terra movimentata e 80 manufatti secondari, un patrimonio da conservare ancora oggi.
I lavori di arginatura del 1504 si dimostrarono insufficienti nel 1527, quando una disastrosa piena del Mincio determinò la sommersione completa degli argini dalla corte di Pietole sino governo. Fu allora, dopo di allora, che Federico II, marchese di Mantova, decise di sistemare l'interno di quell'ampia valle detta appunto di Bagnolo, che ormai era diventata una sorta di lago interno per i continui allagamenti del fiume. Fu così che a partire dal 1529 fu scavata la fossetta di Bagnolo e dotata di un'arginatura, fu scavato il cavo nuovo di Pietole che costituisce oggi col nome di Fossegone una delle assi portanti della bonifica contemporanea, e al tempo stesso fu sistemato il canale Gherardo. Il canale Gherardo che sfociava nel Mincio proprio dove mi trovo ora oggi, vale a dire nell'antica chiavica di Spranco, così era detta nel 500, poi di Bissi Fossegone. E qui proprio nel 1855 il nobile Rodolfo Varano da Camerino installò il primo impianto con turbina ad asse verticale mosso dal vapore, il primo impianto a vapore dell'intera provincia di Mantova, l'antesignano della moderna Travata. Se fossimo stati qui nel 1504 avremmo visto centinaia di persone portare con barelle o con carriole terra per costruire e innalzare l'argine del Mincio, su ordine di Francesco II Gonzaga, marchese, e per tutelare la corte di Pietole, vale a dire l'ampio latifondo appartenente alla famiglia e nel quale si allevavano i preziosi cavalli delle razze gonzaghesche.